perché mi sono trovato un pazzo da dedicarci così tanto tempo, evidentemente, anche perché forse Dino non sarebbe neanche soddisfatto del fatto di mettere note in fondo alle sue canzoni. Io l'ho fatto fin dall'inizio, fino all'edizione 2006, quando mi sono accorto che una traduzione pura e semplice lascia fuori molto, cioè la lingua di Dylan è molto particolare e lui usa moltissimi doppi sensi, spesso usa la lingua inglese in modo molto inaspettato, questo si vede ancora di più nella prosa, ma anche nelle canzoni, e a volte veramente avevo l'impressione che avessero infilato un jack nel cervello, come nel film The Matrix, no? E che avesse imparato l'inglese in una notte in sei ore, che in realtà era un alieno che ha imparato l'inglese in una notte e il giorno dopo si mette a scrivere, perché la sua lingua è veramente caotica, prende da tutto e da niente. Quindi con una lingua così caotica e con tantissimi riferimenti che lui fa a fatti, a persone, a testi letterari anche, ad altre canzoni, ecco, semplicemente tradurre non era abbastanza, secondo me non era abbastanza, ci volevano delle note che potessero spiegare dove anche ad esempio io avevo scelto alcune possibilità di traduzione, ma che non sono le uniche, perché quando una frase ha un doppio o triplo senso, che ha senso solo in inglese si capisce cosa c'è sotto, qualunque modo io decida di tradurla, qualche cosa rimane fuori. Per esempio in Like a Rolling Stone c'è un verso che ho citato spesso perché è uno dei più sintomatici da questo punto di vista, quando il narratore dice alla ragazza a cui è rivolta la canzone "You should know that other people get your kicks from you", che è una frase quasi traducibile perché parte da un'espressione colloquiale, cioè to get your kicks, che vuol dire, se io chiedo a qualcuno, a parte il fatto che non è un'espressione abbastanza obsoleta, ma se io chiedo a qualcuno "where do you get your kicks", letteralmente vuol dire "dov'è che ti prendi i calci", ma non è quello che un parlante americano pensa quando sente questa espressione, perché quello che lui capisce è che cos'è che ti eccita, che cos'è che ti fa sentire su di giri, no? Che cos'è che ti dà una scossa, potremmo dire. E allora, in quel verso lui sta dicendo a una signorina di buona famiglia che è finita piuttosto male, gli sta dicendo letteralmente: tu non dovresti far sì che gli altri si prendano i calci al tuo posto. Questo è il significato letterale, ma il fatto è che questo significato letterale non è quello che viene in mente a un parlante americano quando sente una frase o quando la legge, perché lui sente prima il significato metaforico, che è più comune, e quindi finisce per pensa: io alla fine l'ho tradotto così, non devi dice, non devi goderti la tua vita, non lasciare che gli altri se la godano per te. Ok, ma questa frase c'è veramente poco senso. Io ho anche chiesto agli americani, che cosa secondo loro voleva dire, e una mi ha risposto, non senza dirgli che era di Dylan, che la frase era di Dylan, ma mi ha risposto: ah, ma chi ha scritto questa frase sicuramente non è di madrelingua. Ma è vero, ma è tutto per un alieno che non è di madrelingua, e quindi scrive queste cose. E in qualunque modo io avessi tradotto quel verso, non sarebbe stato giusto, perché se lo traducevo letteralmente, non è la prima impressione che ha un parlante di lingua americana. Se lo traduco metaforicamente, però in italiano non si può rendere il sottotesto, quindi a quel punto ci vuole una nota che spieghi in che senso Dylan usa la lingua in questo caso. E ci sono altri casi in effetti in cui usa espressioni metaforiche come se fossero letterali. È una cosa che non ho visto fare francamente a nessun altro, non dico che succeda spesso, ma succede. E questo è solo un esempio di tantissimi che potrei fare. Ci sono altre frasi molto sfuggenti che possono avere due significati o tre significati in canzoni degli anni 80 molto oscure, per esempio quando lui a un certo punto dice "I've always been a sucker for the right cross". Come questa frase può avere due significati completamente diversi, cioè da un lato uno può voler dire sono uno che si becca sempre dei calci destri, no? L'immagine è quella del pugilato, però questa canzone che
subito dopo una certa delusione che lui ha provato nell'ambiente che ha incontrato dopo la sua conversione al cristianesimo, in cui no, tutte le chiese volevano appropriarselo, e tant'è vero che per un po' è anche tornato all'ebraismo, eccetera, poi è stato zitto su questo argomento, non sempre, a volte ne parla, ma senza i toni di quegli anni, per cui il verso potrebbe anche voler dire ci casco sempre per la croce giusta. E non è veramente possibile stabilire quale sia il senso di questa frase. Se vuol dire sono un pugile che si becca sempre dei ganci destri, e in effetti la frase viene da scompare anche in un film sul pugilato, oppure se vuol dire quell'altra cosa. Questo è uno dei misteri di Dylan, ed è anche una di quelle cose per cui Dylan è un poeta difficile. È un poeta difficile oggettivamente. Sembra che scriva la canzonetta, sì, ma sono difficili. In genere è un poeta più difficile della media dei poeti americani di oggi. In genere non scrivono in un modo così complicato. Ci sono dei poeti filosofi come Anne Carson e pochi altri, no? Che scrivono cose molto complesse, ma per lo più la poesia americana di oggi è abbastanza colloquiale e confessionale, non è molto forte formalmente, con poche eccezioni, veramente poche. Quindi, ancora per tornare al discorso del Nobel, hanno dato il premio a un poeta molto complesso. È inutile che ci siano quelli che dicono ma è uno che scrive canzoni, provate a tradurre, poi vedrete, no? Tanto per cominciare. Poi, cosa da dire, un altro argomento, le varie frasi e poi le donne. Okay. A parte anche quando mettono le stroke, che è un pezzo comunque abbastanza proprio in faccia. Sì. Una donna se sente cantare non esce benissimo come. Ma però bisogna dire questo che, vabbè, magari questo rispondo dopo, ma posso anticipare che quando Dylan scrive queste invettive, ed è molto bravo nelle invettive, l'invettiva è un genere difficile, Dante era bravissimo nelle invettive, no? Godi Fiorenza perché sei sì grande, eccetera, eccetera, per l'inferno non si sbatte, insomma, o in Pisa o in Tiberio delle genti, nessuno batte Dante nell'invettiva, anche Petrarca è abbastanza bravo, Dante di più. Dylan è bravissimo nell'invettiva, però attenzione perché l'invettiva di Dante, di Dylan, spesso sono rivolte anche a lui stesso. Cioè, Like Rolling Stone è una canzone rivolta a una che si credeva un intoccabile, una ragazza della buona famiglia del Northwest, chiaramente, che ne so, una studentessa di Harvard o del Vassar College, che pensava che a lei certe cose non potessero capitare, e invece poi si ritrova a finire per strada per essere una tossicodipendente. E quello che lei deve capire, perché quello che la canzone vuole dirgli è questo, che questa è la tua fortuna, perché così finalmente hai capito cos'è la vita. Prima non potevi capire dalla posizione di privilegio in cui eri, ma adesso hai la possibilità, perché adesso, siccome non hai più niente, non hai più niente da perdere. Quindi certo, apparentemente sembra una canzone misogina, ma è anche un discorso rivolto da Dylan a se stesso nel momento in cui sta per avere il massimo successo. Quindi lui non è più un intoccabile, cioè non è più protetto, non c'è più niente che lo protegge. Quando arrivi a quel tipo di successo non c'è più niente che ti protegge. Lo provano le dozzine di cantanti rock che sono morti di overdose, dall'eroina al fentanyl di oggi, parlo di Prince e di altri. Quando arrivi a quel tipo di successo nessuno ti protegge più, anzi, cercano anche di farti morire, perché gli amici volenterosi ti passano tutte le filone che vuoi. Ecco, quindi quella canzone è anche una riflessione sul successo americano, ed è anche una riflessione di una su se stesso in quel momento cruciale. Io posso dire questo sulla questione della durezza che Dylan ha nel descrivere i rapporti personali. È una durezza che molte donne hanno apprezzato in realtà, perché c'è una canzone come It Ain't Me Babe che sembra una canzone misogina, ma in realtà Babe in americano non ha un genere specifico. John Baez la cantava senza cantare una parola e diventava la canzone di una donna rivolta a un uomo. Johnny Cash e June Carter la cantavano assieme, marito e moglie, si scambiavano i versi a vicenda.
Quindi non è esclusivamente una canzone misogina, cioè se lo volete interpretare così lo potete farlo, ma potete benissimo rovesciare il punto di vista. E devo dire questo, che è una canzone che invece sembra misogina, just like a woman, no? Sei proprio come una donna, ecco, dice il testo, se agisci ti comporti proprio come una donna, ma ci sono tante grandissime cantanti che l'hanno cantata senza cambiare una parola e l'hanno inserita nel loro repertorio, Judy Collins, Nina Simone, altre ancora, e come mai? No? Come mai non hanno mai pensato che quella canzone potesse essere offensiva nei loro confronti? In realtà le uniche persone che si sono offese di quella canzone sono uomini. Ho letto varie critiche di critici, tutti maschi, che dicono no, Dylan non può scrivere una cosa del genere, perché sono come se loro volessero proteggere il pubblico femminile, ma il pubblico femminile non ha bisogno di essere protetto. Dylan dice queste cose e ha sempre avuto una forte risposta anche dal pubblico femminile. Tra l'altro nel 67 in California è uscita una rivista femminista che si chiamava I Denny Bay. Abbiamo preso il titolo dalla canzone di Dylan. Quindi ecco, Dylan, parlando delle fasi, no? Le fasi, Dylan abbandona la canzone di protesta, sì, ma non è che abbandoni uno sguardo sulla società, abbandona il genere della canzone di protesta, questo nel 64 lo abbandona di fatto, ma anche se qualche volta poi lo riprende negli anni successivi. Però ci sono appunto canzoni come I Denny Bay, canzoni come Ballad of a Thin Man, del 65, quella è una canzone che addirittura alcuni gruppi rivoluzionari americani, afroamericani, si sono studiati parola per parola, la intendevano come una canzone profondamente politica. Quindi non è che il fatto di aver abbandonato il genere della canzone di protesta significa che Dylan si fosse chiuso nel suo autore d'amore. Ci sono stati dei periodi in cui si è chiuso nel autore d'amore, quello sì, ma ci sono anche quelli periodi in cui ne è uscito. Anche il famoso periodo cristiano, che è molto difficile da collocare se non si conosce bene la storia della religiosità americana e gli infiniti rivoli di quello che la religione significa in America, che è un'altra cosa rispetto a quello che possiamo pensare noi. Anche quel periodo in fondo era un periodo di canzoni di protesta. In fondo Dylan si converte al cristianesimo quando è presidente Jimmy Carter. E Jimmy Carter era anche lui un reborn cristiano, un cristiano rinato, e che faceva discorsi da presidente, che gli sono costati poi la rielezione, non è stato rieletto, faceva discorsi che erano quasi da predicatore, lui incoraggiava gli americani al risparmio energetico, a non sprecare le risorse, a non farsi travolgere dal consumismo. Cose che appunto gli hanno costato la rielezione, perché è stato assolutamente attaccato per aver detto queste cose dai repubblicani. Ma quindi quando Dylan scrive le sue prime canzoni cristiane, diciamo così, hanno dei lati molto reazionari. E infatti non è un caso che lui non abbia mai cantato certe canzoni dal vivo come compaiono nel disco Solo 3 anni. No? Perché alcuni versi non li ha mai cantati, li aveva scritti sull'onda dell'emozione del momento, ma non li ha mai più cantati. Però in fondo erano anche quelle canzoni di protesta, magari erano rivolte verso un obiettivo che non era quello così limpido come negli anni 60, ma lo erano ancora. Ma poi ci sono state tante altre fasi. Negli ultimi 20 anni Dylan scrive cose molto complesse, dove non ha dimenticato nulla del passato, solo che è tutto attraverso citazioni, attraverso minimi riferimenti. Ci vuole uno studio veramente molto profondo per capire, ecco, che una canzone come Mississippi, che è del 2001, una canzone come Mississippi, che sembra una litania di situazioni di diverso tipo collegate all'immagine sono state a Mississippi un giorno di troppo. Ma cosa vuol dire quell'immagine? L'immagine è una lunga storia. La lunga storia nelle note non lo spiegherò tutto, sarebbe lungo adesso spiegare, ma in qualche modo quella canzone Mississippi è profondamente legata a un sultano. Mississippi della sultano parla Mississippi, e Mississippi parla, è una metafora del deserto biblico, in quella canzone, ma sta anche parlando del fiume, e sta anche parlando dello Stato, e lui stesso ha detto che è una canzone
in qualche modo si collega alla lotta per i diritti civili. In tutte queste fasi, diciamo così, mi sono mosso cercando di non adottare mai un solo criterio di traduzione. Dovevo adottarli tutti, perché a seconda del cambiamento di rotta di Dylan, cambiava il linguaggio, cambiava la situazione, e ogni canzone, ogni fase, ogni disco, in fondo poneva problemi diversi. Del resto, mi è venuto in mente, mentre lavoravo alle lyrics, una cosa che avevo completamente dimenticato, cioè che il mio primo ascolto di una canzone di Dylan era una canzone in traduzione, ma non una traduzione in italiano. Era un 45 giri che qualcuno aveva regalato ai miei genitori quando io avevo 10 anni, penso, e che io ascoltavo tantissimo senza sapere che combien de route Anderson What is there? Ecco, questo era il primo verso, era How Many Roads Must a Man Walk Down, era una versione francese di Blowing in the Wind cantata da Richard Anthony, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, quindi io non sapevo francese, non sapevo che fosse Richard Anthony, non sapevo che fosse Bambina, però quella canzone mi piaceva moltissimo e quindi dovevo essere destinato. Aspetto, perché per tutti gli italiani negli anni 60 Dylan si è arrivato in modo strano, cioè l'inglese non era assolutamente una nostra lingua, la lingua che usavamo così in tanti e così tanti in quel periodo, e si rilassò sostanzialmente il primo suo testo, c'è cioè una chitarra, una armonica e tantissimo testo, pensando a cosa fare stasera dopo, spesso devono fare il treno, poi guardano più lungo e diciamo, senza una traduzione disponibile, veramente, veramente difficile, dicevo io, fosse tutta. Eppure c'è una forza, tu non a caso, poi il libro parla di tantissime cose, tra l'altro la voce di Bottina. Bravo per aver fatto vedere la voce, soltanto l'impatto che lui ha, con suo modo di cantare, appoggiato su quella musica, comunque colpisce qualcuno, quindi non è la tutina, a prescindere che si capissero le sue canzoni, io spero, credo, nel mio caso è stato così, tanta gente è parlato in inglese per capire cosa cavolo stava ascoltando. Anch'io. Qui invito sono stati alla casa per io una sigla la devi usare, capite cosa vuol dire tu? Dico, ma sei riuscito a capirlo sempre, cioè c'è un lavoro che da filologo per riuscire a capire intanto cosa canta, ma soprattutto anche per delle scelte tra versioni